finalmente, ragazzi, finalmente non vedevo l'ora di tornare a parlare di ciclismo, ciclismo su strada in particolare, stagione che è iniziata in questi giorni fra Spagna e Francia, quindi un inizio inedito perché comunque sono stati annullati degli eventi, in Australia, ad esempio, in Sud America, la Vuelta a San Juan che si doveva svolgere in Argentina, ovviamente è stata annullata. Fatto sta, ma già da tempo questo, insomma, ma colui che vedete, colui che avete visto, anzi, sulla copertina di questo video è Tom Pidcock che ieri ha vinto i mondiali di ciclocross a Fayetteville negli Stati Uniti e la sua esultanza è quella di Superman, insomma, perciò nel momento in cui ha tagliato il traguardo ha assunto quella posizione sulla sella pericolosa, non la fate voi altrimenti vi scapicollate, ma anche io, ovviamente. Lui l'ha fatta comunque per pochissimi secondi, all'arrivo, però voi non ci provate, ragazzi, che vi assicuro che vi scapicollate. Ve lo assicuro, perché l'ho provato anche sulla mia pelle e altre cose strane in bici, insomma. Lasciate perdere, che è meglio. Fatto sta, ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo sia queste gare di ciclocross, i mondiali, altra notizia per quanto riguarda l'Italia, sempre inerente ai mondiali di ciclocross, che dirò fra pochissimo, ma qualcuno di voi magari già l'avrà sentita, insomma, nei giorni addietro. Poi, ok, la stagione di Coppa del Mondo di ciclocross, il monopolio, il dominio di Wout van Aert, se volete ditemi qualcosa anche su questo, e ovviamente fate qualche pronostico sulla stagione di ciclismo su strada che è appena iniziata e che terminerà praticamente ad ottobre. La prima gara italiana sarà il trofeo La Iguaglia il 2 marzo, quindi non ci manca tantissimo. Chiudete gli occhi, li riaprite ed è il 2 marzo, ragazzi, ve lo assicuro. Fatto sta, due parole su Thomas Pidcock, un corridore che a me piace davvero tanto, già l'anno scorso comunque mi aveva colpito. E può essere anche uno da classica, certo, non il primo favorito magari di una Liegi, ad esempio, tanto per dire, però comunque è nel pool, insomma, di coloro che possono giocarsela tranquillamente, anche perché è uno forte, alle Olimpiadi comunque vince la medaglia d'oro, ricorderete. Non ok, non nel ciclismo su strada, non nel ciclismo su strada, però vince comunque un oro olimpico. Vince i mondiali di ciclocross adesso, ieri praticamente, a Fayetteville. Ok, non c'erano Wout van Aert, non c'era Mathieu van der Poel, ci fossero stati loro due, ma soprattutto Van Aert che ha letteralmente monopolizzato la Coppa del Mondo di ciclocross vincendo tutte le tappe, o quasi, quasi tutte le tappe, ma praticamente il 90% le ha vinte lui, ma con veramente una superiorità, come si dice in questi casi, manifesta superiorità, cioè manifesta superiorità. Gli altri non possono far altro che inchinarsi, inginocchiarsi e guardare lui che taglia per primo il traguardo con tanto vantaggio sul resto del gruppo, ecco. E quindi grande Tom Pidcock, grande Wout van Aert, che in questa campagna invernale è stato veramente top del top e che ha rinunciato a questi mondiali, credo, a meno che non mi sia perso qualche cosa, insomma, per preparare appunto l'inizio della stagione, per preparare la stagione 2022 su strada. Per quanto riguarda i mondiali di ciclocross, prima staffetta mista era in programma nella storia dei mondiali del ciclocross e l'abbiamo vinta noi, e questo è un fatto incoraggiante perché, cioè, storicamente nel ciclocross noi non è che abbiamo fatto bene, anzi, quindi vincere comunque una staffetta mista, prima edizione, direi che è di buon auspicio per il futuro, assolutamente. Passiamo al ciclismo su strada. Ciclismo su strada. Prendo subito i risultati che mi sono appuntato, ovviamente, perché non posso ricordare tutte le tappe, ad esempio, della Vuelta di Mallorca, o meglio, della Challenge di Mallorca 2022. Fatto sta, stagione che è iniziata ufficialmente con una corsa in Venezuela, però
Però per quanto riguarda le corse che contano di più, insomma, è iniziata con la classica Comunità Valenciana che ha visto vincere al debutto praticamente nella Eolo Cometa Giovanni Lonardi, giovane italiano che vince subito in volata, quindi niente male come inizio, cioè al debutto, prima gara della stagione, vinci subito, quindi direi niente male. E vedremo cosa riuscirà a fare questo ragazzo. Challenge di Maiorca, che consiste praticamente in quattro tappe, quattro corse in 4 giorni, poi ce ne sarebbe una quinta che tecnicamente non fa parte della challenge di Maiorca, ma allo stesso tempo ne fa parte, cioè non so come spiegarvela la cosa, anche perché non lo so nemmeno io, però fatto sta, 4 barra 5 corse. E ovviamente debutto di alcuni pezzi grossi, tra cui ad esempio Alejandro Valverde, che imperterrito continua nella sua carriera e fa benissimo, ragazzi, veramente che corridore Valverde, non aggiungo altro, fatto sta. Challenge di Maiorca, il trofeo Calvia, la prima corsa, Brandon McNulty, dopo una fuga di 65 km in solitaria, va a vincere. Quindi grande, insomma, grande esordio per lui, grande esordio per lui. Giovane, l'anno scorso, si era messo in mostra anche nei grandi giri, insomma, nelle tappe di montagna. Sì, è stato lì, poi ovviamente non è il top del top, però comunque si era già fatto vedere abbastanza l'anno scorso e vedremo cosa riuscirà a fare quest'anno. Poi Tim Wellens vince battendo Alejandro Valverde la seconda tappa della Vuelta a Mallorca, ossia il trofeo Serra de Tramuntana, quindi anche per Tim Wellens prima vittoria di stagione. E poi però, siccome Valverde è uno che non molla mai, è uno alla Nadal, ecco, anzi, per collegarci ad un tema caldo di questi giorni, anzi, dell'ultima giornata di fatto, Valverde si rifà subito. Il giorno dopo, trofeo Pollenza, vince e lo fa veramente bene. E che dire, ragazzi, grande Alejandro, grande Don Alejandro. E poi il trofeo de Alcudia il giorno dopo, vinto dall'Eritreo Girmay, che aveva vinto la medaglia d'argento ai mondiali delle Fiandre, categoria ovviamente under 23. Quindi anche lui comunque, bella, cioè vince, che dire, giovane, quindi anche lui teniamolo d'occhio. E poi per quanto riguarda la corsa della Playa de Palma, il giorno successivo, quella corsa che tecnicamente non dovrebbe far parte della Vuelta a Mallorca, vince a sorpresa il belga Delie della Lotto Soudal, anche lui molto giovane, da registrare il quinto posto di Colnaghi, anche lui al debutto, corridore giovane, anzi giovanissimo, della Bardiani, CSF, che si mette dietro ad esempio uno come Michael Matthews, quindi veramente non male. Poi c'è stato il GP di Marsiglia nella giornata di ieri, quindi domenica, vinto dal belga Capiot, Amaury Capiot, davanti a Mads Pedersen. Quindi si iniziano a vedere anche i nomi più grossi a livello di volate, insomma. Di sprinters, ecco. Nei prossimi giorni inizierà il Saudi Tour, dove vedremo altri debutti di corridori comunque importanti. Certo, non ci sarà proprio il top del top, ovviamente. Saudi Tour, tra l'altro, si svolge in Arabia Saudita, seconda edizione, quella dell'anno scorso era stata annullata per Covid, e una corsa per velocisti, tranne praticamente una salita, avevo letto tipo 22-23% di pendenza, quindi anche interessante da vedere. Vedremo chi è che si darà battaglia, insomma, su quella salita, però fondamentalmente corsa per velocisti, ecco. E cosa stavo dicendo? Ok, poi la Volta Valenciana, ci sarà poi altre gare sempre in Spagna. Per la maggiore si svolgerà questa prima parte di stagione in Spagna,
Poi arriverà la Vuelta dell'Algarve in Portogallo e così via, insomma. Già ho detto in precedenza, la Vuelta a San Juan, che era una delle corse, è una, di solito una delle corse più importanti delle prime battute di stagione, delle varie stagioni, è stata annullata, come ad esempio il Tour Down Under in Australia e altre gare anche, insomma. E quindi che dire, ragazzi? Cioè, ditemi qualcosa, magari se avete seguito qualche gara di questi giorni. Qualche prima impressione, insomma, ditemi la vostra e fatemi qualche pronostico sulla stagione 2022. Ovviamente, cioè, a livello di grandi giri, come fai a non pensare ad uno come Tadej Pogačar, che è uno dei miei corridori preferiti, dopo gli italiani, è uno dei miei corridori, se non il mio corridore preferito, perché è un ragazzo giovane, pacato, mai una parola fuori posto, sembra timido quasi, ecco, anzi, secondo me lo è anche, ma come si dice in gergo, quaglia, cioè fai i fatti. Quindi ditemi la vostra, insomma, qui sotto nei commenti, magari è anche un po' presto per fare i pronostici, perché comunque, cioè, siamo veramente alle battute iniziali. Tra l'altro, mi stavo dimenticando, speriamo veramente che Egan Bernal, che è rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un bruttissimo incidente, un bruttissimo incidente in autobus, se non erro. Speriamo si riprenda perché era conciato veramente male, lo hanno dovuto operare per stabilizzare, insomma, la situazione, come si dice in questi casi. Ha inviato anche una foto in cui era tutto scassato, di fatto, passatemi questo termine, però comunque con il pollice alzato, quindi speriamo, piano piano, il tempo che ci vuole, insomma, che se lo prenda tutto, ecco, che faccia con calma, ma speriamo veramente di poterlo rivedere nelle gare, insomma, nel mondo del ciclismo, perché si parlava anche di una fine della carriera, ma ha rischiato veramente brutto, quindi l'importante è che si sia salvato e che guarisca Egan, quindi Eganito, ti aspettiamo. Fatto sta, cosa volevo dire? Un'altra cosa? Oddio, credo di aver detto tutto, però vabbè. Avevo un'altra cosa in mente, ma me la sono dimenticata, quindi la mia memoria corta ormai sapete, insomma, di cosa parlo. Fatto sta, iscrivetevi, campanella, mi piace. Buona serata a tutti. Bentornato ciclismo su strada e al prossimo video, ragazzi.